Faccio io un breve cappello introduttivo per spiegarvi un po' come funzionerà la serata. Su come questa serata è stata costruita io ometterei di parlarne, perché alla fine sembrerei un pelo vietoso, come diceva mio nonno, perché questa settimana è successo un po' di tutto e forse vi siete perso il meglio dietro le quinte, per fortuna. Ne ho viste veramente di cotte e di crude. Dopodiché adesso loro fanno gli amiconi, fanno gli ecumenici, come sei bravo, come sei bello, sei più bravo tu. Però si sono insultati, cioè dritto e per storto. Poi, ma ormai è riempito il locale, perché continui a fare questa roba? No, ma io non importa, è la verità. Sì, è la verità. Va bene, detto questo, allora ci saranno... sapete come funziona, no? Nel senso che loro si occuperanno di... Sì, la prima volta. Però c'era scritto, un po' di comunicazione l'abbiamo fatto. Qualcuno sa come funziona? Sono tutti partecipanti. No, guarda, lei ha detto di sì, anche Romina. Ragazzi, da te. Allora, si occuperanno di spiegare quattro immagini, certamente a testa, anzi cinque, ed immagini d'arte ovviamente, quindi proietteranno a testa 4 o 5 barra 5 immagini d'arte, vi spiegherò perché 4 oppure 5, e insomma cercheranno di divulgare a loro modo, in maniera secondo me piuttosto diversa, uno forse in maniera un po' più così accademica, l'altro forse in maniera un po' più divulgativa e comunicativa, ma comunque in maniera diversa. Sai, veramente stai lavorando sul pregiudizio. Allora, non si riconosce. Non abbiamo capito. Come? No, ma ora facciamo un piccolo cappello introduttivo noi, così esatto. Di venire si autopresentano tutti voi. Di fronte all'opera d'arte siete voi e il quadro. E quindi in questo caso saremo veramente solo davanti a un quadro. Ci saranno altre occasioni, se ripeteremo, in cui anch'io farò questo gioco degli agganci, in qualche modo della rete che si attiva, che si apre. In questo caso no, perché mi sono appunto... prefisso, la mia idea è quella che in qualche modo voi usciate di qui con un minimo kit critico. Questo ci piacerebbe, che ci fosse una funzione in qualche modo sociale rispetto al fatto che siamo dei cazzari, che consentisse in qualche modo di avere uno strumento in più di lettura, di avere una chiave d'accesso in più, una freccia semantica rispetto ai contenuti che cercheremo di trasferire con i nostri poverissimi. Se noi spegniamo la luce, questa colonna esiste perché ne abbiamo percezione se ci finiamo col cranio sopra, ma non ha più il colore che noi gli diamo. In qualche modo diciamo, questa colonna è di questo colore qui, e siamo tutti d'accordo, è una convenzione, poi c'è quello che vede i colori in modo diverso, che la vede comunque con una nozione convenzionale. Rispetto a questa cosa, i colori cambiano continuamente, col sole, con la luna, quegli affreschi sono stati dipinti con la luce delle candele e sono stati visti sempre con la luce delle candele. Arrivavo io con delle cazzo di quarzo da 2000 watt, bam, gliele sparavo e dovevo poi restituire. La stessa operazione la faccio con i quadri. Stavolta, disarcionamento di Bernardino della Ciarda. 1480. Questa è una battaglia, è evidente che è una battaglia. È una battaglia in cui i fiorentini, che stanno da questa parte qui, vincono contro i senesi. La storia, perché dentro c'è una storia, perché è narrazione, la pittura è narrazione, dice che... Dovete stare zitti, se non mi incazzo. Dice che i fiorentini sconfiggono i senesi, e i senesi infatti partono, si vede il culo del cavallo del senese. I senesi hanno... perché c'è un movimento, c'è uno strano movimento che ora andiamo a guardare. Lui è Paolo Uccello, Paolo Doni detto Uccello, perché c'aveva tutte le pareti nella sua casa riempite di uccelli e di linee. Era ossessionato dalle linee e dallo spazio, era un'ossessione che gli fotteva l'anima. Io potrei parlarvi di questi pittori raccontandovi il Vasari, che pure era pittore, che ce li racconta tutti. No, mi piacerebbe raccontarveli con Marcel Schwob. Marcel Schwob scrive di Paolo Uccello un sacco di secoli dopo. Marcel Schwob è in bilico sul Novecento e racconta, lui belga, racconta le vite immaginarie. Le vite immaginarie le trovate ancora in Adelphi. Prende dei personaggi famosi e ne racconta la storia, e a un certo punto la storia diventa immaginazione letteraria.
e di Paolo Uccello ci racconta questa ossessione per... Erano gli anni in cui si faceva lo studio della prospettiva e per Firenze si incontravano Ghiberti, Brunelleschi, Donatello e lo scherzavano tutti a Paolo Uccello. Dicevano che lui era scemo, perché lui non riusciva nemmeno a interagire con loro. Stava lì tutto preso da questa idea dello spazio, delle linee. Paolo Uccello si era convinto che la realtà c'era solo nei suoi quadri. Perché nei suoi quadri c'era l'ordine matematico, un po' come Democrito che si immagina gli atomi molto prima che qualcuno gli vada a dire cazzo, ma ci sono davvero gli atomi? Lui se li immagina che siamo nella Grecia dove la gente sta nella gora e si mangia un pezzo di pecorino e delle olive, non è che c'ha tutti questi strumenti scientifici. Paolo Uccello crede che l'universo sia tutto un'armonia di linee. Guardate, qui cosa sta? Qui stanno disarcionando il simpatico della Ciarda, però questa dimensione è totalmente reale, la battaglia è successa davvero, è la celebrazione di una battaglia, tra l'altro è un trittico con tre pannelli, sono divisi, uno a Londra, uno a Parigi e questo è quello degli Uffizi. In questo racconto estremamente dinamico in cui lui si vede che lui è impazzito perché vuole cercare di imbrigliare lo spazio nella regola matematica. E c'è questo triangolo tra la gamba della Ciarda che sta cadendo da cavallo, la lancia, l'altra lancia, che in qualche modo è un supporto strutturale, è la chiave di volta di questa narrazione. La chiave di volta è quella pietra che tiene in piedi tutto l'arco. E in questo racconto, la realtà, l'abbiamo detto, la realtà sta solo nell'opera per Paolo Uccello, per cui non è più importante. Guardate, addirittura i soldati avevano le loro corazze che erano fatte in argento per davvero. Qui ce n'è ancora solo qualche traccia, negli altri si è proprio perduta, perché questi poi sono rimasti, erano finiti prima nelle stanze di Lorenzo il Magnifico, poi sono rimasti per anni dentro magazzini. La realtà di questa immagine è superata. In un mondo che era quello di quella Firenze lì, dove tutti in realtà volevano stupire, perché volevano restituire il reale sul dipinto in maniera tale da dire oh, ma è come il vero, è come quello che ho visto andando. No, guarda, i cavalli sono azzurri, questo poi tra l'altro queste sono immagini che non rendono, questi sono rosa, azzurri, rosa, bianchi, e i soldati, in questo movimento incredibile, in questo dinamismo, c'è un uomo che sta per essere trafitto, ci sono cavalli morti per terra, ci sono linee diverse di narrazione e c'è un cavallo che scalcia. Questi cavalli sono in fuga, mostrano il culo. C'è la vergogna della fuga dei senesi. E lo sfondo. Sullo sfondo, Paolo Uccello sembra come i Longobardi. Sembra ossessionato dalla paura degli spazi che restano vuoti. Horror vacui si chiama. La paura del vuoto. E ci mette... Guardate, c'è una scena di caccia. Mentre questi si ammazzano di botte, dei giovinetti con le balestre tirano ai conigli e c'è un levriero, cioè un veltro che insegue la lepre e nella sua realtà c'è una lepre che insegue il veltro. In qualche modo tutto quello che sembra così irreale, tutto quello che sembra così, che vince nella rappresentazione, perché lui che morirà pazzo, chiuso dentro una stanza, con una donna molto più giovane di lui accoccolata sotto i disegni da fresco, questa donna che si addormentava sotto pareti vuote e si risvegliava che le pareti erano piene di linee, erano piene di cerchi, erano piene di uccelli. La natura tutta convergeva al racconto di questi spazi, che erano gli spazi di un dinamismo che era in qualche modo erano i prologhi gnoseologici di qualcosa che doveva venire, di un'arte che doveva esserci dopo. Era l'idea che si poteva rappresentare l'arte. Paolo Uccello non sapeva cosa erano i pixel, si poteva rappresentare il reale dandogli un ordine matematico, che è quello del digitale di adesso. Paolo Uccello è il più moderno dei pittori che io conosca. Grazie. Da un quadro che prima di farlo vedere, no? Parlare un secondo, è l'ovvio, no? Tutti conoscono questo quadro. Uno quando lo vede dice minchia è Picasso, tutti, chiunque. Però difficilmente sanno che cosa c'è dentro. Noi siamo una società dell'immagine, vediamo le immagini, ma tante volte non riusciamo a vederle veramente le immagini. Allora adesso io volevo proprio partire da questo quadro che tutti conoscono, tutti riconoscono,
e raccontarvelo da dentro, vedere la complessità di un'immagine che tutti conosciamo e diamo per scontata, in realtà la quantità di lavoro e di costruzione che c'è dietro questo progetto, ed è appunto questo, no? Guernica, no? Tutti sapete, no, che è la storia del bombardamento della città di Guernica. Siamo nel 1937, in Spagna c'è la guerra civile, a Picasso viene commissionato il quadro che dovrà rappresentare la Spagna all'esposizione, all'Expo dell'epoca. Allora, all'inizio Picasso, che era un ruffiano, anche abbastanza figlio di puttana, doveva fare la storia della morte di un torero Camomillo, qualcosa del genere. un torero. Esatto, poi succede appunto il bombardamento di Guernica e lui ovviamente cambia subito idea e dice: ah, facciamo Guernica, perché aveva capito che questa cosa poteva funzionare meglio. E questa è la rappresentazione del bombardamento. Allora, prima cosa, in questo gran casino che non si riesce a primo acchito a decodificare, se possiamo riconoscere il fatto che è in bianco e nero. Perché in bianco e nero e in toni di grigi? Perché Picasso non ha mai visto Guernica, l'ha visto dai giornali, dalle foto dei giornali. Infatti vedete che ci sono i caratteri tipografici qua, come se proprio lui è da lì che ha ricostruito la realtà. È un quadro, benché fossimo nel 1937, quindi il cubismo era già dato, lui recupera il cubismo nel fatto che parte delle immagini sono in 2D e parte sono in tre dimensioni. Ci sono un sacco di cose, succedono un sacco di cose in questo quadro, c'è un estremo dinamismo proprio come nella battaglia di San Romano, e appunto non è che voglio pisciare nel vasino di Giorgio, però per esempio il cavallo, poi ve lo farò vedere, è il cavallo del primo quadro del trittico della battaglia di San Romano, e ha un certo, diciamo, forma di dinamismo. Andrebbe visto, se vuoi, come se fosse un'onda che va da destra a sinistra. Qui siamo in un interno, no? Vedete dalla lampada di sopra, no? C'è questo bombardamento, succede, no? C'è una sorta di deflagrazione. Abbiamo delle figure che vanno verso il centro, questa donna che esce dalla finestra, questa che scappa, no, verso il centro, questa donna nelle fiamme che va verso l'alto, il cavallo, qui c'è un soldato decollato, peraltro perché la testa è staccata, il braccio pure, vedete qua è tagliato, che ha una spada rotta da cui sorge un fiore, il toro, e una donna con un bambino in braccio, no? Tutto questo dinamismo converge verso il toro. Allora, adesso cercherò di raccontarvi queste immagini una per una. Diciamo, innanzitutto, partiamo proprio da destra a sinistra, no? Ripartiamo in un altro modo. appunto, vi faccio vedere, no? Da qui si vede benissimo, no? Tutte le linee che convergono verso il toro. Il toro è la Spagna, chiaramente, no? Qualsiasi persona che sia andata in Spagna sa che sono tutte le magliette sul toro, no? È proprio quella roba lì, no? E il soldato, da cui, no? Questo fiore è l'unico segno di speranza che ha questo quadro, no? Come se, nonostante tutto questo casino, qualcosa potesse sorgere. Abbiamo qua una sorta di presepe disfatto, proprio tragicissimo. Abbiamo appunto una Madonna col bambino, il bue, l'asinello e un San Giuseppe decollato. Questo quadro racconta di tanti altri quadri. È come se Picasso, nel raccontare questa tragedia, abbia voluto prendere dalla tradizione tutta una serie di riferimenti che parlassero di altre tragedie. È come se fosse una ipertragedia contenuta in un solo quadro. E apparentemente, anche se questo sembra estremamente caotico, è anche estremamente ordinato. Questo è una perfetta sezione aurea. Qua la faccio vedere. Tac. È una perfetta sezione aurea.
Adesso provate, vi farò vedere alcuni quadri. Tenete presente questa immagine della donna con le braccia alzate nel fuoco, questa qua, il cavallo. Adesso vi faccio vedere, appunto, c'è tutto questi richiami, come se lui volesse, e anche la lampada lì sopra, no? Quella con, che illumina dall'alto. Come se appunto Picasso parlasse di tragedie che erano già state, come se la storia non avesse mai fine e non insegna proprio un cazzo di niente, altro che Magistra Vitae, che si ritorna sempre lì. E lui lo fa citando la tradizione. Allora, prego, la donna lì nel fuoco, no? Questo è Raffaello, eccola qua, l'incendio di Borgo. Questa è la donna con le braccia alzate, ma anche Goya, no? La guerra civile di Spagna, vedete l'uomo con le braccia alzate, eccolo lì. La lampada è Van Gogh, questa è la stessa lampada che trovate in Garnita, il mangiatore di patate di Van Gogh. La battaglia di San Romano, il cavallo, vedete qua, cioè con gli occhi fuori, con la testa storta, è lui. E questo invece è Guido Reni, la strage degli innocenti, vedete la donna che esce dalla finestra. No, questa tirata per i capelli, con la bocca aperta. E ancora il cavallo, questa è il trionfo della morte che c'è a Palermo, appunto anche questa è una strage. Cioè, Picasso racconta una storia attraverso mille altre storie, e non perché l'ha visto, perché lui non è stato presente, no? Per esempio nel caso di Paolo Uccello sembra che lui fosse presente alla battaglia, in questo caso no, è tutta una questione di immagini. Lui ha visto un'immagine che ha parlato di altre immagini, ha costruito come se fosse un libro che parla di altri libri, e questo è il racconto che lui ci pone in bianco e nero, no? Ecco, io anch'io ho finito. Il trionfo della morte, ragazzi, il trionfo della morte. Lui è Pica Rudel il vecchio. No, vabbè, tranquillo. No, ho pensato che va bene così, il trionfo della morte, poi vi regolate. Allora, ragazzi, succede questo. Che questo è un tema iconografico che si ripete per almeno tre secoli in maniera costante. Avete visto che lui, noi accediamo ai patrimoni uno dell'altro a questo punto, avete visto che lui vi ha fatto vedere il trionfo della morte, quello che c'è a Palermo, avete visto quella morte a cavallo che la ritrovate qui, che pare che sia proprio, Bruegel c'era proprio stato e la ritrovate proprio qui con la lancia, con la falce, la morte così fa, con la morte arriva. Cosa, perché questo tema iconografico, che tra l'altro al sud è il trionfo della morte, al nord Europa è la danza macabra. Prima, c'è anche un altro analogo tema iconografico, che però è diverso, poi ne parliamo, ed è il giudizio universale. Cioè, in qualche modo avete un'idea di questi temi. Se non ce l'avete, sono cazzi vostri. Sta di fatto che dobbiamo chiedere perché c'è questo tema ricorrente. Perché dal 300 al 600 in Europa la peste miete vittime, la metà della popolazione europea viene falcidiata, per termine quanto mai appropriato, dalla peste. Con la peste ci si misura senza avere quei termini scientifici che Paolo Uccello cercava di ricavare esclusivamente da un percorso che era quello del suo cervello, no? C'è un racconto di Lovecraft del 32 che racconta di quest'uomo che entra in una 1932, entra in una stanza, affitta una stanza che in realtà era di una strega di Salem, e questa strega aveva col suo sangue tracciato delle linee sul muro, e quelle linee, a saperle interpretare, ti portavano avanti nel futuro. Quindi una nozione dello spazio, del tempo, in qualche modo orrorifico, senz'altro, perché stiamo parlando di Lovecraft, uno dei maestri dell'orrore novecentesco, ma in qualche modo nel tratto, nella linea, nella pittura, c'è un orrore che è tutto da comprendere. Qui non c'è da comprendere un cazzo, è estremamente didascalico. Quella morte lì è una cosa che riguarda la quotidianità, morti a mucchi e mucchi, un'umanità dolente che gira per le strade e che soprattutto non sa come difendersi. La peste la portavano le pulci dei topi, non c'avevi nemmeno gli strumenti per poterlo determinare. Per cui
cominciavi a sospettare che la peste arrivasse con l'untore. Beh, se voi andate a vedere le maschere tradizionali veneziane, c'è una maschera con un lungo becco. Quella maschera lì era maschera del dottore. Il medico, lo speziale che curava i malati, girava con questo becco perché si diceva che dentro poteva metterci delle essenze che lo tenevano lontano dal morbo. Aveva una lunga palandrana, un cappello che lo proteggeva e una bacchetta per sollevare le vesti e toccare le piaghe, per tenersi a distanza. Rispetto all'ipotesi che si morisse a mille senza sapere perché, c'era il terrore. Quel terrore lì, in qualche modo, è rappresentato dalla ricorrenza del tema del trionfo della morte, dal tema della danza macabra, che sono tutti questi scheletri che danzano ridendo gli uomini che sono destinati a quello. Sono destinati a quello perché questo tema qui ha un nome che forse vi ricorderete per se non altro per aver visto un film di Troisi. Il memento mori, ricordati che devi morire. Il memento mori, in qualche modo... Il memento mori, è vero, ricordati che devi morire, ma quindi fai conti con la vita. Nel senso, ci arriverà a tutti questo conto al tavolo, e proprio a tutti. Bruegel nel 1562 fa proprio questo racconto qui. Nell'angolo c'è un re con il suo armigero che sta... Con un armigero che in realtà è uno scheletro, che sta frugando nei tesori, nelle ricchezze, muore anche lui, come muore l'alto prelato, e muore questa donna con un bambino in braccio, e mentre lei muore, col braccio non può più allontanare il cane che già dilania il bambino. Si muore tutti, e si muore male, si muore soli, muore il pellegrino, con le vesti del pellegrino, il bastone del pellegrino, e la conchiglia, il Saint-Jacques, quello che vi mangiate, vi dicono che è la capesante, che se li mettevano al corpo per poter far sentire il loro rumore, il loro suono da lontano, stanno andando in pellegrinaggio. Lui sta camminando, fa chilometri per salvarsi, non si salva un cazzo, perché arriva la morte, sono legioni infernali, si scoperchia la terra ed escono a mille, la morte deve lavorare all'ingrosso, c'ha degli strumenti per farlo. La morte, cazzo, si è attrezzata, ora c'avrà internet. La morte c'ha le carri, e nei carri li carica mille, e suona la ghironda, e ridono, e vai con la ranza. La morte c'ha la rete, le prende le anime, mica una a una, non ha il tempo di pesartele come facevano gli egizi, che erano tutti un po' più... Se non lo dico come erano un po' più, no, la morte no, acchiappa tutti con la rete, li trascina e si spalanca l'inferno, mentre e questa morte, mentre in questa specie di chiesa suonano delle trombe d'apocalisse, questa morte non risparmia nessuno, nemmeno la natura, e gli alberi muoiono, e gli animali sono carogne che affiorano dal terreno, e fino in fondo si vedono navi affondare. E ci sono tutti i supplizi, le ruote dove si mettono i colpevoli a seccare le carni da vivi. E lì, vedete, lì vengono decapitati, buttati giù dalle rupi. Ci sono milioni di morti per morire. Ma sempre quello succede, che si muore, tutti si muore. Anche i diamanti, anche i peccatori. Questi qui, o hanno già trombato, stanno trombando, questo è un poco, sono lì con l'aiuto, lui gli dice, cara, ho scritto come fate la cane, questa cane moriranno i gozzovigliatori, e il cavaliere che con la sua arma, con la sua come Brancaleone, sfida la morte, dice, dai, vieni, sono qui, ti sto aspettando. Che cazzo dici, ma non lo vedi, ma non vedi come cazzo stiamo combinati? Moriamo tutti a mille, perché quella morte lì, quella peste lì, ci obbliga a fare i conti con l'abitudine alla morte degli altri e alla nostra. Grazie. Lo faccio vedere agli attori, perché è proprio l'atteggiamento che ritrae qua il Tiepolo, è quello che dovrebbe avere qualsiasi attore sulla scena. Allora... Al Tiepolo, questo è il banchetto di Antonio e Cleopatra. Come vedete, una Cleopatra piuttosto improbabile, vestita alla veneziana, questo vestito pesca, no, albicocca, col cagnetto, no, qua vedete, il Carlino, no, bionda, occhi azzurri, proprio biondo veneziano. Invece Antonio è proprio nella sua romanità. Ecco, al Tiepolo è un pittore stranissimo, perché è stato accusato negli ultimi 300 e passa anni da che è morto, e anche quando era in vita, in verità, lo accusavano di questa cosa, di due cose.
uno che fosse apparentemente troppo semplice, dico apparentemente, lo accusavo di semplicità, ma è apparenza, tutta apparenza la sua semplicità, e il fatto che fosse felice. Non era il pittore che si dilaniava, no? Lui era felice, era, girava per Venezia, c'aveva i suoi figli, peraltro il suo figlio Giambattista era pure pittore valentissimo, pure lui, no? Era proprio una scuola di famiglia, era un po' quei bottegai, no? Quelli che adesso uno ci pensa l'artista, no? Questa cosa dilaniata, romantica, che si strugge. Lui invece aveva la sua botteghina a Venezia ed era contento, andava a fare i suoi carnevali e... arrivava il potente che gli diceva mi dipingi questo, lui dipingeva per tutti, per chiunque, non aveva nessun problema e dipinge tutto in luce. Se siamo abituati tipo a vedere il Caravaggio con queste luci, questi chiaroscuri, queste luci proprio spot e chirurgiche, Tiepolo è tutto luce, smarmella proprio. Proprio biascica, apri tutto. E vedete, cioè, l'ombre ci sono, ma giusto per dire che ci sono, ma per il re non si capisce, è questa luce diffusa che sembra che ci sia un, no? Il sole sia qua, no? Che illumina tutta la scena, no? Questi cieli, no? Per esempio per lui, per Tiepolo, lui ha inventato una tonalità di rosa per i cieli, cioè il rosa Tiepolo, no? Tuttora adesso, no? Allora, questo quadro racconta di un episodio raccontato da Plinio il Vecchio di una scommessa che è stata fatta tra Antonio e Cleopatra. Innanzitutto il Tiepolo ritrarrà questo soggetto per ben 11 volte tra 1740 e 1750, cioè era proprio un qualcosa che gli era rimasto qua, cioè una... apparentemente sembra appunto un banchetto, no? Una cosa che uno metteva, i nobili dell'epoca mettevano nella loro sala da ballo, nella sala da pranzo, per dire ah guarda c'ho il quadro del Tiepolo, quello semplice, quello felice, e in verità c'è qualcosa che al Tiepolo proprio rimaneva qui. E adesso vi racconto la storia, no? Allora, Antonio, dice Plinio il Vecchio, arrivò in Egitto, no? Ammagliato dalle arti amatorie di Cleopatra, che Plinio dice che in verità fosse bruttina, però appunto era maga e per cui l'aveva avvinto con chissà che quali pozioni. E oltretutto Plinio, che era proprio a Cleopatra, gli stava sul cazzo, la chiama regina Meretrix, no? La regina puttana. C'è detto da uno che era in una civiltà in cui le matrone romane erano use ad andare a teatro o al circo e farsi gladiatori e gli attori, no? Cioè che erano bei tempi per gli attori poveri ma felici, non c'è nessun sopra. La regina Meretrix. Allora dice che racconta che Antonio era proprio il romano nella sua romanità e mangiava i banchetti di Cleopatra proprio come le legioni si mangiavano interi territori nel mondo, no? Cioè lui, la sua bocca era la rappresentazione dell'impero romano, lui tutto mangiava, tutto, qualsiasi cosa gli metteva davanti, era proprio appetito vorace. Però come tutti gli uomini di potere, ma tutti gli uomini in generale, amano che le proprie donne, le proprie compagne dicano però amore, tu sì che sei veramente figo, sei potente, cioè, un attimo, no? Cioè, no, l'amor proprio, no? Vorrebbe che insomma, ci sia questa lusinga da parte delle fee. Invece a Cleopatra non gliene fregava un cazzo, zero, non gli diceva mai niente. Allora questa cosa Antonio gli dava un po' fastidio, a un certo punto in un banchetto la sfida, e dice senti, oh, te che sei regina d'Egitto, come se tu saresti capace di dissipare 10 milioni di sesterzi in un solo banchetto? Cleopatra non fa una piega, ok, lo facciamo domani, affinché, dice Plinio, affinché non passi nemmeno un giorno. E Antonio dice, ok, facciamolo domani. E allora fanno questo banchetto, le portate si susseguono, questo è sempre Plinio il Vecchio lo racconta, e a un certo punto Antonio dice, ma beh, tutto qua, Cleopatra, che era appunto regina d'Egitto e veniva da una certa teatralità delle teocrazie orientali, dice, aspetta un attimo, chiama una portata solo per sé, le viene portato un bicchiere d'aceto forte, lei si stacca un orecchino con una perla da 10 milioni di sesterzi, la butta nell'aceto, l'aceto la scioglie e lei se la beve.
E Plinio il Vecchio dice: e Antonio fu miseramente sconfitto. Grande! Un solo gesto. No, Cleopatra era decisa anche a fare, a buttare anche dal secondo orecchino, ma c'era un arbitro che qui è rappresentato, è Munazio Blanco, che era il secondo di Antonio, che gli dice: no, 10 milioni di sesterzi sono sufficienti. 10 milioni di sesterzi era una cifra, cioè, come dire oggi, tipo, non so, 10 milioni di euro in un banchetto. Cioè. E Munazio la ferma e dice: che fine ha fatto la seconda perla? Fu divisa in due e venne a ornare gli orecchini di Venere, Afrodite, nel tempio del Pantheon a Roma. No? Cioè, pensa all'umiliazione dei romani, di dover, la loro dea della bellezza essere ornata con una perla della regina Meretriz d'Egitto, no? Che era pure bruttina, no? Secondo. Allora, cosa fa il Tiepolo qua? Ci narra, no? Lui era veneziano, che è un po', diciamo, la mia città. Io ci ho abitato 20 anni e mi sento estremamente veneziano da questo punto di vista. È la città del teatro, la stessa Venezia è una scena di pietra, cioè costruita come una scenografia. Lui aveva un'idea veramente enorme del teatro, dei tempi, dei gesti, e ci rappresenta, no? Antonio, guardatelo bene. Lui nella sua armatura, si è seduto a tavola, manco si è levato l'elmo proprio, no? E qua, guardate le mani, no? Vedete il muscolo del braccio, no? È teso, cioè lui lo vede, ha già perso, lo vedete dal gesto, e qua arpionato al bracciolo, con questa testa mezza reclinata, con la faccia scura, no? Tirata, è lì, bloccato nella sua romanità. Guardate, dice Cleopatra, no? Col braccino qua sul collo, col suo vestitino, no? Con mezza tetta fuori, come si usava a Venezia, perché appunto a chi è stato a Venezia sa che c'è il ponte delle tette, no? C'era, era un invito alle donne, no? Contro l'omosessualità, di mostrare il seno sempre o comunque, no? La vedete nell'attimo in cui tiene sospesa la perla sul bicchiere di aceto. È il momento della massima tensione, cioè, ma Antonio è già sconfitto, è già perso. E lei è lì, con questa perla. E poi abbiamo Munazio Blanco che Tiepolo già lo ritrae, non come un romano, benché fosse il secondo di Antonio, ma vestito come un egiziano, è già dalla parte di Cleopatra. Perché Munazio Blanco, che è l'arbitro, è Tiepolo è qua che guarda questa scena e già sceglie Cleopatra. Poi io vi vorrei far vedere questi due qua, gli orientali. Noi tutti i quadri del Tiepolo ci sono questi orientali, non si capisce, anche tipo, non so, cioè lui ha fatto ha affrescato le stanze a Wittenberg per il principe, non so, di sta minchia di là. E ci sono orientali, ci sono sempre, no? Rappresenta i quattro cose del mondo, ci trovi, non so, il nuovo mondo, l'America, e trovi due orientali col turbante in testa. Ci sono sempre, no? Sono questa gente che sa tutto, osserva, sono degli osservatori, no? E sono estremamente misteriosi e hanno dilaniato critici che hanno scritto fiumi di inchiostro e capì chi cazzo sono, chi non so, io adesso non voglio tirare fuori questa, e sono, guarda, ci sono questi osservatori, ci sono sempre. Quelli che guardano, tutto sanno, tutto osservano e non dicono niente. No? Ecco, questo quadro parla del potere, che non è in Antonio, che è il potere delle armi, no? Lo vedete in armatura, non è il potere delle armi, non è il potere maschio, virile, quello che conquista, che ingurgita tutto. Il potere è tutto in Cleopatra. Nella donna, e cosa fa la donna? È quella che è capace, no? Il vero potere è quello di lasciare andare, non di tenere. Lei potrebbe tutto, eppure è capace di lasciare 10 milioni di sesterzi in un solo gesto e di berselo. E questo è il vero potere. Non è nel tenere, ma nel lasciare andare. Yeah.
ancora risassare quella nozione minima cronologica e mettere per prima un'opera del Novecento, per mettere per ultima un'opera medievale. Invece poi ho pensato che vi provavo che nemmeno facendovi di crack, per cui ho pensato continuiamo a fare una roba più lineare. E quindi siamo però piombati dal trionfo della morte. Io che normalmente vi faccio ridere questa volta i temi, e dal trionfo della morte siamo piombati al cuore nero del Novecento. Siamo finiti tragicamente a prendere le misure di un secolo da cui non ci sposteremo più con le prossime opere. A prendere le misure, quando parliamo di misure parliamo di arte, intanto dovremmo tener conto delle opere d'arte proprio nella loro, perché noi le vediamo nei libri. Pensate al trionfo della morte. Voi quanto ve lo immaginate grande? Ve lo ricordate? Un'opera complessa, corale, estremamente complessa dal punto di vista. Quanto ve lo immaginate grande? È grande 1,30 m per 1,70 m. È una roba grande così. Sta al Prado, andate a vederla. E dentro, provate a immaginare nella, siamo nel 1562, tutte quelle figure disegnate con tutta quella dovizia di particolari in una tavola che è grande così. Le dimensioni di un'opera stanno anche però nei contenuti morali, nei contenuti, nella necessità di misurarsi con il proprio tempo che si descrive. Cioè, nel senso, alcune rappresentazioni non sono narrazione, sono fonte. Qual è la differenza? Che la narrazione è raccontare la Prima Guerra Mondiale adesso. La fonte è che io sto in trincea e faccio una fotografia agli altri mentre muoiono o vanno all'attacco. Questa è una fonte. Lui è Georg Grotz, lui è come berlinese. Lui è un personaggio che attraversa il Novecento e che si porta dietro le stimmate di quel secolo dal cuore nero, come abbiamo detto. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale nel 14, lui, cioè non c'è ancora 20 anni, e alza la mano e dice io volontario. La Prima Guerra Mondiale si porta addosso 20 milioni di morti tra i civili e i militari. La Prima Guerra Mondiale è un'ecatombe. La Prima Guerra Mondiale è qualcosa con cui ci si misura nell'orrore di una guerra che è il trionfo della morte sul serio. Ma la stiamo facendo noi. Non ci sono le legioni internali, ma stiamo da soli. Ci abbiamo la meraviglia delle tecnologie con cui possiamo spendere. Ci abbiamo l'acciaio, ci abbiamo la mitraglia che ne ammazza mille a mille, ci abbiamo i gas che nemmeno si fanno sentire, e tu cadi lì come mosche a 100 a 100. Altro che il trionfo della morte. È peggio. Ci abbiamo gli aerei, ci abbiamo gli eroi dell'aviazione che ci volano sulle trincee, perché è una guerra di posizione. Stiamo lì dei giorni, dei mesi. Io l'ho fatto quando abbiamo fatto con Federico Siriani questo spettacolo che si chiama Guerra alla Guerra, 4 anni fa. Io ho preso la macchina, io ho una casa in Friuli, per cui è più facile per me, proprio nel bosco, a 9 km dal confine sloveno, è veramente facile. E sono andato in un fortino della Prima Guerra Mondiale che è l'incrocio tra il confine austriaco, proprio veramente, sono 3 confini che si incrociano, è un caso abbastanza raro. Il confine austriaco italiano e quello sloveno. C'è questo fortino che era italiano e ci sono andato alla fine dell'estate, al tramonto. Ci ho portato mio figlio, ci ho portato il cane, ci ho portato Stefania e siamo entrati dentro queste robe buie fatte di pietra, fatte di cemento, con delle fessure nelle quali potevi sparare. Erano strette queste feritoie perché cercavi di non farti colpire. E ci siamo seduti in silenzio. Ho provato a immaginarmi come poteva essere, ma altro che la fortezza Bastiani del tenente Drogo che aspetta i tartari ribuzzati. No! Stai seduto lì, con quella pietra che già a agosto butta fuori un freddo che ti entra nelle ossa, che ti fotte. E cominci a pensare all'attesa del nemico. Il nemico è qualcosa che, se lo devo rappresentare con un quadro, mi fotte il cervello, perché mi fotte il cervello la guerra. La guerra è quella roba e ti genera quella sindrome. Lo scemo di guerra viene fuori proprio da quella roba lì, viene fuori da questa, e tu sei continuamente sottoposto all'idea della morte, continuamente sottoposto all'idea del bombardamento, che sono suoni, che sono odori, è tutto innaturale. È naturale che tu viva estate e inverno dentro un buco nella terra. Grotz alza la mano nel 14, io volontario coi tedeschi, io ci vengo, io combatto. E quella guerra lì, ogni volta che uno diceva di essere matto, lo prendevano, guardate, lo ritrovate sul documentario, sono anche su YouTube, gli facevano gli esperimenti, gli mettevano gli elettrodi, gli facevano impazzire sul serio, e poi dicevano, non è matto, vedi, ha gridato pietà, quindi alla percezione del dolore, non è mica scemo questo qua, gli avevano infilato di tutto. Grotz invece dice, io ci vado, combatto, e voglio combattere per la mia patria. E la cosa che succede è che lo rimandano a casa. Dopo un po' che sta lì a combattere, dico, minchia, questo è matto sul serio. Lo prendono e lo mettono in manicomio.
Lui subito dopo la fine della prima guerra mondiale, i tedeschi, gli austriaci perdono nella nozione diffusa, e si iscrive al partito spartachista, viene arrestato, comincia a farsi dei problemi. Io di solito, cioè, non scendiamo biografia da opera, ma in questo caso è significativo, vi ho detto, questa è una fonte. Lui sta parlando del suo tempo, ne parla con pertinenza, con una pertinenza critica, che in qualche modo gli restituisce un valore che di storico, che di antropologo, che di sociologo, soprattutto che è di povero Cristo, che si misura con l'orrore. Lui è appena finita la guerra, è un po' che dice, minchia, ma allora, ma sti comunisti non sono mica niente, e dice, ma sai che mi piacciono i comunisti, mentre tutti stanno diventando nazisti. È un'opera del 26, Hitler salirà al potere nel 33. Questa è un'opera del 26. Ma vedete questa? Questa è una svastica. Questi sono i pilastri della nostra società. Nel 1926, Grotz, nella sua follia che l'ha portato in manicomio, ma che tanto pazzo non era, ha una precognizione. Si immagina quanto batta ancora il cuore nero del Novecento, che sembrava avesse già battuto tutti i suoi battiti fatali nella Prima Guerra Mondiale. No. Pensate che adesso, come dimensione, proprio come nozione storiografica, si tende a pensare che Prima e Seconda Guerra Mondiale siano un continuum. Lo storico questo pensa. Grotz non lo sapeva perché la stava vivendo quella roba lì. Dovrà scappare in America, gli danno la cittadinanza statunitense, se ne deve andare quando arrivano i nazisti. Ma nel 26 siamo in una terra di mezzo. C'è Weimar, no? Le birre. Voi lo sapete che il nazismo nasce nelle birrerie. Nasce nelle birrerie, sono lì, che si fanno anche ridere. Come quelli che vanno a Rimini, no? Li vedete, no? L'estate, che non riescono a abbronzarsi, hanno delle fasce rosse al posto dell'abbronzatura. Oh, cantano, ridono. Dio buono, con quelle col boccale stavano immaginando il massacro degli ebrei, stavano immaginando l'invasione dell'Europa. C'è questo borghese qui che ha una spada in mano, che vuole riprendersi la dignità che quella sconfitta della Prima Guerra Mondiale gli aveva tolto, e trangugia birra, e accanto a lui c'è un giornalista. Il borghese ha la testa scoperchiata e dentro c'ha, si intravedono appena, c'ha dei simboli di guerra, ci sono dei cavalli, ci sono dei carri, c'è la guerra dentro quel cervello lì. Questi cervelli qui sono presi dalla guerra e dalla merda. Quest'altro qui, tutto gonfio, con i suoi, c'ha tutti i titoli, bancari, lui è investito, viene da loro e gli dice, io sono ricco, io voglio che mi tuteliate, io non voglio perdere la mia ricchezza. E intanto il cuore nero del Novecento pulsa, papam, 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 pulsa sulla morte di tutti quei poveri cristi lì nel fango, che se ne sono già dimenticati e ne stanno preparando altri. Nel 26 Grotz lo sa per davvero, guardate quelle divise, è del 26 questo quadro. Guardate, stanno marciando in un'Europa tra le fiamme, e c'è un prete affinazzato, rosso di vino del naso e le guance, lo vediamo, che benedice quell'incendio nel nome della grande Germania, nel nome degli ariani che vincono. E il male, il giornalista lui scrive, e scrive con la penna d'oca lunghissima, segno dell'obsolescenza in cui si nutrono le sue idee. Lui è un conservatore, lui crede in quegli ideali lì che sosterranno il cuore nero del Novecento. E c'è un pitale al posto della calotta cranica, c'è un pitale che forse nasconde ancora merda, perché il cuore nero del Novecento, che ci piaccia o no, è la misura che ancora abbiamo del reale, di quello che ci compete. Il cuore nero del Novecento sta battendo dentro le pagine di Facebook. Per decenni la gente se n'è stata nelle sue stanzette, immaginandosi che seppure ce l'aveva una pulsione come questa, se la doveva tenere. Non era degno d'essere portata in piazza. E adesso il cuore nero del Novecento è quella roba lì, per cui se per la peste io non sapevo che erano le pulci e dicevo che erano gli untori, adesso che il problema non è la peste, adesso che moriamo di lavoro, o meglio, del non lavoro, finiamo per pensare che la peste arriva da un altro po', gli untori sono quelli che rubano il lavoro. E anzi, quando arrivano, portano delle malattie pazzesche della giungla che tutti ci hanno già sterminato. Siamo già morti. E così il cuore nero del Novecento di adesso sta nei social, sta nei siti che dicono che lo sterminio degli ebrei non è mai successo. Lo dicono, ma li sono andati a leggere. Il negazionismo funziona così. C'è razionalità nel pensiero. Quanti sono i morti?
tot milioni? Quanto occupano di cubatura tot milioni? E quanto terreno ce ne danno a disposizione? No, non è vero. Io so solo una cosa. So che dal portico d'Ottavia, dal ghetto di Roma, sono partiti in 100, in 1000, in 3000. E ne sono tornati 10. I conti non tornano. Danilo Dolci, un poeta della seconda metà degli anni 50, del Novecento, troppo presto dimenticato, a chi, andando un giorno ad Auschwitz, a chi gli diceva che forse non c'era mai stato lo sterminio, rispondeva con due versi soli: non sentite l'odore del fumo. Grazie. Questo quadro è il colpevole di un detto che tuttora noi abbiamo: il dito nella piaga. E questo quadro non è detto nei Vangeli, la storia del povero, questo si chiama l'incredulità di Tommaso, il povero Tommaso che ne ha patite per 2000 anni, poretto, che dici, immaginate la storia, nel Vangelo di Giovanni raccontano che morto Gesù, gli apostoli, la Maddalena e Maria si nascondono perché hanno paura dei farisei e dei sommi sacerdoti. Uno, a scelta sorte, alla settimana doveva andare a fare la spesa per tutti. Allora, immaginate Tommaso, che quella settimana viene sorteggiato, Tommaso deve andare a fare la spesa, torna con la sporta della spesa e tutti gli altri dicono, sai, è arrivato Gesù, no? Che è morto tipo un mese prima, no? È arrivato Gesù, abbiamo bevuto il caffè, siamo stati qui, abbiamo chiacchierato, e Tommaso dice sì, ok, bella storia. Poveretto, l'abbiamo messo in croce per 2000 anni per sta storia, cioè chiunque non ci avrebbe creduto. Allora, settimana dopo, non è Tommaso quello che va a fare la spesa, pare che non ci sia andato nessuno la settimana dopo, così almeno dice Giovanni, e Gesù appare veramente e dice, Tommaso, guarda, se vuoi infila la tua mano nelle mie piaghe, e Tommaso dice, Gesù, t'ho visto, ci credo, e non mette la mano nella piaga. Questo è il primo quadro in cui rappresenta, invece, perché Caravaggio aveva questa cosa, no, proprio di andare dentro nella verità, no? Era il pittore della verità, ci infila proprio il dito dentro, cioè è una roba proprio chirurgica, lo vedete, cioè, c'è mezzo dito dentro nella piaga di Gesù. Questo è il primo quadro che ci dice questa cosa. Caravaggio era appunto detto il pittore della verità, perché per primo era andato a dipingere i piedi sporchi dei popolani, quando Sansone Dalia gli taglia la testa, lui andava a vedere proprio i cadaveri e li dipingeva esattamente come sono. Poi c'è un'altra cosa che è potente di Caravaggio, c'è l'uso della luce. Cioè qui sembra di essere in teatro, no? Cioè, come se ci fosse uno spot qua a sinistra che illumina proprio quella cosa lì, no? Le teste, no? Le espressioni, e qua, questo è il fulcro, no? Cioè non è la faccia di Gesù che è in ombra, no? È proprio la piaga, no? Questo è il quadro proprio più terrestre di tutti, cioè, è una rappresentazione religiosa, di argomento religioso, ma è estremamente terrestre. Se voi vedete tutti gli sguardi degli apostoli, gli altri due non si sa chi sono, se poi c'è chi ha fiorito su sta cosa, perché poi c'è i critici, ogni tanto se prendono la mano, quindi non c'è nessuno, dice, no? Caravaggio non ha scritto quello è Pietro, Paolo, sono stati a fare quello perché c'ha la giacca così, allora sicuramente è Andrea figlio di... No, sono due apostoli, l'unico che sappiamo di sicuro è Tommaso, no? Vedete, poi, no, con lo strappo qua, no? C'è proprio c'è questa rappresentazione assolutamente terrena. Tutti quanti guardano per terra, non c'è nessuna elevazione verso il cielo, guardano tutti giù, no? E neanche la piaga, no? È proprio un guardare a terra. E se noi facciamo questa, no? Le fronti di questi, no? La croce sta in mezzo.
E questa roba è terrena, non si può credere a quella cosa se non c'è la terra. Non c'è elevazione se non c'è terra, è da lì che si spicca il salto. È questo che ci sta dicendo Caravaggio. Non si chiede, siamo in un secolo, no? C'è la Controriforma, è appena arrivato Lutero, il casino, la Chiesa, no? C'è tutto un nuovo pensiero riguardo a quello che è religioso. E qui Caravaggio, che era uno che gli piaceva vivere, no? Cioè, sappiamo, no? Che insomma, è stato accusato di aver ucciso, era omosessuale, ne faceva di tutte cose, beveva, giocava di tutti i colori, no? Lui conosceva la vita proprio in tutti i suoi aspetti, e non è possibile nessuna elevazione verso l'alto, non si può credere se non si parte dalla terra, dal terreno. Questo è proprio il salto, no? Come dire, come quando per saltare uno si rannicchia per spiccare, e questo è quanto, no? Cioè questo, no? E lui lo rappresenta proprio infilando quel dito nella piaga, e da questo quadro noi ci portiamo questo detto da 417 anni, perché questo è il 1600, è proprio il dito nella piaga. Tigre, tigre di vampante fulgore nelle foreste della notte, quale fu l'immortale mano o occhio che ebbe il coraggio di plasmare la tua agghiacciante simmetria? Questo è William Blake, che oltre che essere poeta era anche un incisore, pittore. E William Blake nella traduzione di Ungaretti non è roba, vi porto tutta roba di prima qualità, mica quella merda della Sambuca che ci c'è. Una notazione, cioè. Questa è una tigre. Questo è Ligabue. Stavo aspettando, non ho detto Antonio Ligabue. Pensa che l'errore suo, proprio di marketing, è stato lui si chiama Lacabue, in realtà non si chiama neanche Lacabue, perché lui nasce da questa ragazza madre, lo partorisce in Svizzera, nella Svizzera tedesca, italiana, cioè, e lui nasce qua nel 1899, sì, 1899, peccato, muore, lo so perché io nasco mentre lui muore, nel 1965. Sta di fatto che lei è originaria di il padre, quello che quello che alla fine sposerà la donna che ha già un figlio, è originario di Gualtieri, e lui è lì su un po', ma è lì su un po' perché non ci dovrebbe nemmeno stare, perché lui in realtà nasce in Svizzera e parla svizzero, parla tedesco, parla svizzero, che cazzo è, c'è un Toblerone. Lui cresce parlando un tedesco, però gliene succedono di tutti i colori. Viene affidato a un'altra famiglia perché è un po' scompensato, perché questa madre, questo padre, addirittura lui per tutta la vita accuserà il padre, perché effettivamente succede una cosa strana. La madre e gli altri tre fratelli muoiono di un'intossicazione alimentare. Una sera, pa, muoiono tutti. Era solo lui e questo padre che non è suo padre. E il padre degli altri tre, lui si salva. A questo punto viene affidato, lo affidano, e io, dice gli svizzeri, è gente precisa, lo affidano a una famiglia di barboni che vivono, non hanno neanche una casa. Io non so che criteri c'erano per l'assegnazione, ma evidentemente lui era in fondo alla lista. Gli danno questi due che lo fanno vivere in giro per la Svizzera. Allora, la Svizzera non è grandissima, però è una rottura di cazzo quando sei bambino, che ti porta. E sostanzialmente lui cresce parlando uno stentato tedesco, e a un certo punto viene ricoverato in manicomio. Viene ricoverato in manicomio, ne fa di tutti i colori, viene assegnato a un'altra famiglia, ne fa ancora di tutto. Alla fine gli svizzeri, che sono svizzeri e non perdono tempo, lo portano appunto, Gualtieri, lo portano al paese di origine del patrigno. Lo portano in questo paese dove lui non c'aveva nessuno e dove lui parlava tedesco, e lo lasciano lì, sull'argine del Po. Lui cerca di tornare in Svizzera, lo riprendono perché sono svizzeri, e lo riportano di nuovo a Gualtieri. Lui torna lì, torna a Gualtieri, e a quel punto comincia a girare per gli argini del Po. E parla questo strano linguaggio, subito lo chiamano il mat. Tedesco, parla quella lingua che in quei posti lì alla fine non sarà neanche così tanto simpatica e accetta, perché si porta dietro la memoria del cuore nero del Novecento. Ma lui che cazzo ne sa? Lui è nato nel 1899, lui è lì a 20 anni, sono successe cose, cioè, c'è una guerra in corso, ma tanto lui era in Svizzera, e adesso stanno arrivando i regimi totalitari, ma lui non lo sa.
lui da subito comincia a disegnare, qualcuno gli dà dei colori e lui riempie le baracche che si costruisce nel po' di disegni, di animali. È quello che vi volevo raccontare, quello che vi volevo far vedere, perché è quello che mi ossessiona da sempre. Lui ha una percezione della narrazione che va oltre l'esperienza. Lui sta nel po' e parla una lingua che nessuno capisce e si fotte dell'umidità del po' che quando finisce la nebbia arrivano le zanzare. È quella roba che c'è anche adesso. E lì lo chiamano a spalare, lo chiamano a sistemare gli argini, gli danno pochi soldi e lui dorme come capita, qualcuno gli dà un piatto di minestra, comincia a parlare le prime parole in italiano, è la sua terra, e passa il tempo con due pietre a picchiarsi sul naso. Ah, e si picchia sul naso che se lo vuole, perché l'aquila sì che è un animale nobile, e io voglio averci un becco come l'aquila, perché è ossessionato dagli animali e dai colori, da animali che non ha mai visto. La tigre non c'è, almeno non c'era sul Po, adesso c'è il pesce siluro, punteruolo rosso, c'è anche la tigre. Cioè, fai sempre questo effetto che stapo quando arrivi qui, che ti siedi e dici devo dire tutto perché se no mi torturano. Sta di fatto che lui è lì e comincia a parlare attraverso i disegni che lascia ovunque, attraverso le cose che non le fa mica su delle tele preordinate, le fa sulle tavole appoggiate lì perché stanno rimettendo a posto una casa, le hanno appoggiate solo un attimo, e lui è già lì che ci fa un gallo, è già lì che ci fa una tigre, ma la sua tigre è quella nozione dell'esotico popolare che ci portiamo dentro tutti, e quella roba che racconta un altro che come lui rimane sull'argine, Salgari. Sapete io che faccio certe volte? Prendo la moto e me ne vado in Corso Casale, dietro la chiesa c'è una soffitta, io mi fermo perché a me Salgari mi ha fatto impazzire, mi ha riempito. Io vivevo veramente nelle case quelle ultime della città, e Salgari era una roba che ti entrava in casa e ti portava dentro la tigre di Montpacem, il corsaro nero. Avevo imparato parole come i dayaki. Sapevo che le barche dei malesi si chiamavano praos. Sapevo che quelle sciabolone larghe per tagliare la testa che usavano i dayaki si chiamavano parang. Tutte parole che non erano nel mio lessico familiare, ma che non potevo spendere nemmeno a scuola. Non potevo andare dalla maestra a dire: maestra, c'è un parang che mi devo aprire le lenti. Ma come me tutti gli altri. Minchia, quando arriva a Kabir Bedi eravamo già tutti pronti. Ci sta raccontando. Salgari sta tutto il tempo in quella soffitta lì, pieno di figli, con una puzza di minestra e di debiti che lo mangiano. Salgari lo pagano, come pagano me, che io quella non faccio. Scrivo pagine e pagine, pagato un tanto a pagine. Sapete come si fa quando si scrive a nome d'altri? Si scrive con la faccia degli altri, con le parole degli altri. Sapete come cazzo si fa? Io lo so perché lo faccio da 20 anni, da 25 anni. Pensate mica che posso mantenermi facendo il cartino dentro a posti tipo i circoli dei polacchi. Prendo una sambuca meglio di questa, perché sono uno che ci tiene. Ma mi la bevo tutta. E poi mi sdraio, sto zitto. E poi quando apro gli occhi, non sono più io. C'ho nella pancia le parole di quell'altro. Di un altro che non stimo un cazzo, ma sono soldi per pagare l'affitto, sono soldi per pagare le bollette. E Salgari peggio, lo pagavano proprio a parola, e lui si doveva inventare in quelle parole la Yolanda, la figlia del corsaro nero. E ce n'erano a migliaia, sono migliaia le pagine di Salgari, come sono migliaia i guizzi sull'esotico di Ligabue, un'invenzione rispetto a un reale sull'argine del Po, tutti e due. E poi io quando sto lì sotto quella porta lì, che l'ho già smaltita la sambuca e anche le parole, guardo la collina di fronte e c'è il sentiero. Sai, quel sentiero lì, io lo so che un giorno Salgari ha aperto la porta e ha detto: esco un attimo. Non poteva dire vado a comprare le sigarette, non c'aveva i soldi. Prendeva il tram e andava alla Biblioteca Nazionale e leggeva tutti i termini, tutte le piante, tutti gli animali delle Indie, e li descriveva. E sono ricordato che lui prende quel sentiero, arriva su in cima, dove poi ci hanno fatto quel coso lì, il Camp Darwin, una roba per insegnare le tecniche di sopravvivenza ai bambini di Torino. Infatti, sì. No, vedi quanto cazzo vuoi, io ce l'ho. Insegni ai bambini a accendere un fuoco con la pietra focaia a Torino, no? Che invece ci ho mandato mio figlio, io ci ho mandato mio figlio. E sta di fatto, abbiamo la casa quasi tutta rovinata dalle pietre focali. Questo è un po' che
particolare stupido. Sta di fatto che in quella collina lì Salgari apre il rasoio, si taglia la gola e cade lì. E lui non ha nemmeno bisogno di tagliarsi la gola. Passa tutto il tempo a dire: Amì! Amì, non mi comanda nessuno! E non è nessuno che lo comanda, perché nessuno lo vuole comandare. Perché sei l'ultimo, non vale un cazzo sull'argine del Po. Piuttosto cominciano ad avvicinarsi e a dire: Ma guarda questo, che bei quadri che fa però alla fine. Di un po', Antonio, che me lo dai questo quadro? Ligabue, il padre si chiamava Laccabue, ma il padre aveva avvelenato tutta la famiglia. E mi cambio il nome, sono Ligabue. E quindi la tigre, quell'esotico lì, è un esotico salgariano, è qualcosa che ci compete tutti. Noi che potevamo misurarci col barboncino della vicina e con i piccioni in piazza, avevamo dimestichezza con le tigri, coi dayaki, grazie a questa roba qui, alla tradizione narrativa popolare, ai romanzi popolari. Sapevamo di Tarzan, di Cheetah. Io per anni ho detto ai amici, dicevo ngawa, che era una parola che sentivo, finché un mio amico africano mi ha detto ngawa vuol dire andiamo. E poi l'ho riguardato i film, ngawa, c'era Tarzan sull'elefante Tantor, che diceva ngawa, e l'elefante partiva, perché sono elefanti preparati, sono, in genere sono napoletani disoccupati vestiti da elefanti. Sta di fatto che, lo dico perché sono di Salerno, per cui non abbiatevene male se siete meridionali, se siete come Tiberio è un'altra cosa. Sta di fatto che in questo esotico qui rappresentato c'è qualcosa che è in antitesi al cuore nero del Novecento. Mentre il cuore nero del Novecento, armato di governi e di totalitarismi, pulsava di morte, la gente continuava a sognare. E sognava le tigri, sognava le palme, sognava le prede e i pirati. Sognava Tarzan, il grido, la liana, il coltello. E allora mi sono ricordato che in questo sogno di colori e di animali, da qui che erano la fuga dall'argine del Po, mi sono ricordato che i quadri di Ligabue, le tavole, hanno un buco in un angolo e un buco nell'angolo opposto. Ligabue aveva una Guzzi, con quella Guzzi si schianta. Si schianta la prima mostra, la prima antologica su Ligabue del 63, lui muore 2 anni dopo, ma non riesce nemmeno ad andarci perché si schianta con questa cazzo di moto Guzzi. Aveva l'ossessione, aveva cominciato a fare dei soldi. Aveva l'ossessione della moto Guzzi, era un vai, il sole come una tigre, e questo è come una tigre con la sua zampa, e io ho il becco dell'aquila, e l'aquila sta sul serbatoio della moto Guzzi. Lo so, perché io ho una moto Guzzi, e giro solo con quella. E lui aveva questi quadri che gli metteva una corda da un buco all'altro, se li metteva ad armacollo e partiva, e se li tirava giù, arrivato nelle bentole, e in cambio di un piatto di minestra, diceva, toh, ti do questo, gli dava la tigre. L'ha fatto davvero per un piatto di minestra. Mi sono immaginato che io ho ancora una Guzzi. Mi sono immaginato che sono 20 anni che giro le bentole con le mie parole e non ho mai guardato se le parole tutte insieme c'erano un buco sopra e uno sotto. Grazie. Allora, per quanti molti di voi possano essere un po' scettici, questo è stato il più grande gesto artistico del 1900, ma è un gesto che parte da molto più distante, cioè dalla lettera di Lord Chandos a Francesco Baccone, 1600. Me ne leggo un pezzo, perché da questa scemenza nasce tutta l'arte del Novecento. Dice Lord Chandos è uno che scriveva appunto a Francesco Baccone, e a un certo punto ci ha avuto una crisi, no? Dice, non scrivo più, non parlo più con nessuno, non me ne fotto un cazzo di lavorare, non faccio più un cazzo di niente. Allora Baccone era un attimo preoccupato, gli scriveva e non riceveva mai una risposta. A un certo punto questo, dopo 2 anni, si degna di spiegargli il perché non gli scriveva più un cazzo, e in realtà adesso noi potremmo dire che è un depresso, però in realtà lui scrive una lettera che è lunga tipo 25 pagine, in cui dice, spiega tutte le ragioni del perché non ha proprio voglia più di fare un cazzo, tranne alcuni momenti in cui ha delle illuminazioni che sono talmente potenti che poi, quando poi ritorna in sé, non può scriverle. E allora lui dice, no? Un innaffiatoio, un erpice abbandonato sul campo, un canal sole, un povero cimitero, uno storpio, una casetta di contadini. Tutto ciò può diventare il vaso della mia rivelazione.
Ognuna di queste cose e le mille altre simili su cui di solito l'occhio scivola con naturale indifferenza può assumere all'improvviso per me, in un certo momento che non è affatto in mio potere provocare, un carattere nobile e commovente che tutte le parole mi sembrano troppo povere per esprimere. Ecco, in questo gesto che fa Duchamp, 1917, lo vedete stampato proprio sul bordo dell'orinale, c'è tutta l'arte del Novecento e questa cosa. L'oggetto assume un'importanza che fino a questo, a quel momento era impensabile. L'oggetto era la sua funzione, cioè l'orinare è lì perché qualcuno ci pisci dentro se gli capita di dover pisciare. Girato così non serve più un cazzo. Cos'è se non è la sua funzione, se non serve più a pisciarci dentro? Cos'è? È l'oggetto che ci fa una domanda. Guardate che su questa cosa i pubblicitari di tutto il mondo ci hanno costruito. Noi compriamo cose assolutamente inutili, come questo cesso rovesciato, perché ce la vendono per buona. E questo gesto, in quel giorno del 1917, in cui Duchamp, neanche se l'è firmato da solo, è firmato R. Muth, no? Perché Duchamp aveva questa cosa che, cioè, non si, a volte era Rose Selavie, si vestiva da donna, a volte era appunto... Gli piaceva questa... Lui questi oggetti, che lui chiamava ready made, trovati pronti, no? Che c'erano quelli puri, quelli aumentati, questo è uno aumentato perché appunto c'è la scritta, erano oggetti che lui non erano né belli né brutti, non gli dicevano un cazzo. Ed era difficile, dice, chiunque potrebbe fare un ready-made, il problema è sfuggire a questa cosa del mi piace e non mi piace. No? Al di là del gusto, questo cesso, se uno lo guardasse, non è né bello né brutto, serve per pisciare, né più né meno. Il pettine, lo scolabottiglie, la pala, la neve, non è che sono belle o sono brutte, sono oggetti. Ma questi oggetti ci fanno una domanda, che è il mondo che viviamo, cosa so, se svincolati dalla funzione, se non siamo quello che siamo, tutti noi, se non siamo l'avvocato, il commercialista, il visir dei polacchi, racconta storie, quello che c'è, io che so qua, se non siamo questo, cosa siamo? Questa è una domanda fondamentale. In questo gesto, questo semplice gesto di girare un cesso, c'è la domanda filosofica sull'essere. E questo, da quel momento lì, l'arte non diventa più una rappresentazione, diventa una domanda, una prassi della filosofia. E tutto nasce da un cesso, cioè pensiamoci anche, no? Cioè, io, no? Le grandi pensieri da dove nascono? Da un cesso. Appunto, le opere, come vi dicevo prima, si parlano, no? Diventa una lingua. No? E il pensiero che si fa, come esattamente come la filosofia, no? C'è Democrito che parla dell'atomo, poi dopo arriva Platone, parla delle idee, Aristotele parla dell'altra roba, no? Questa è Magritte, no? Se sì, ne fa un pipa. Questa non è una pipa, infatti è un'immagine, non è una pipa, non è più l'oggetto, è l'immagine. E quindi che cos'è? No? Heidegger ne scrive, scrive un saggio intero sulle scarpe di Van Gogh. No? Le scarpe da lavoro abbandonate su una sedia, dice, quelle non sono più le scarpe di Van Gogh, non sono scarpe, non servono un cazzo perché sono su una tela e quindi non sono più quello che dovrebbero essere. E questo è quello che ci dice Magritte. Come prima, il cesso girato, no? Il gesto dell'artista che modifica l'essere, no? È esattamente questo. Una volta rappresentato non è più una pipa, è un'immagine, siete voi che gli date un significato, perché non c'è più l'utile, l'arte è inutile, è un gesto libero, assolutamente libero, non legato a una funzione. La pipa serve per fumare, ma se è rappresentata che cos'è? Kossuth, no? Qui siamo ancora avanti, siamo negli anni 60, questo si chiama 1-100-1000 sedie, no? Perché abbiamo la fotografia di una sedia vera, e la definizione di una sedia. Dove sta la realtà tra queste tre cose? Chi è più reale? La definizione,
l'oggetto vero o l'immagine che noi ne facciamo. L'arte, appunto, non è più una rappresentazione, è una domanda a cui noi dobbiamo rispondere, non c'è un significato. Tante volte la gente mi chiede, ma come si vede l'arte? Come si vede l'arte contemporanea che sembra così incomprensibile, tutti questi casini, che uno dice, ma che cazzo è, che sembra il cubo di Rubik che devi risolvere? Non c'è un senso, è lo sguardo che dà un senso. Siete voi che guardando le cose ne definite la funzione, ne definite tutto, esattamente come nei rapporti umani. Cioè, se una persona vi interessa, la frequentate, se non vi interessa, chi se ne cura, ciao, arrivederci. No? Però siamo arrivati oltre, questi siamo agli anni 60, no? Settimana scorsa abbiamo fatto, Giorgio ha proiettato il film su Cattelan. Cattelan è figlio di quel gesto di Duchamp. No? Quando mette i bambini impiccati, il topo che si spara, lì, è frutto di questo gesto. Cioè, l'oggetto a un certo punto svincolato dal contesto, messo in certe situazioni, cosa diventa? L'asino appeso, che è? Poi dopo arriviamo all'eccesso, siamo nel 1917, che non è soltanto il centenario della rivoluzione, ma è anche il centenario, come diciamo prima, se torniamo indietro, eccolo qua, no? 1917. E quindi questo è il centenario di questo gesto qui. E quindi questo 2017 è stato un trofluvio di cessi. Questo è il cesso dedicato alla rivoluzione, no? Cioè, quel suprematismo in Maglievich, no? Messo lì, sti qua, il cesso della rivoluzione, no? Questo è un cesso italiano, per esempio, no? In omaggio a Engre, cesso santo rinale, no? Cesso religioso, cesso d'oro, cesso fantasioso, cesso dei soldi, no? È diventato l'oggetto, si è svincolato addirittura da questa domanda, è diventato di tutto di più, è diventato pubblicità, è diventato un mezzo per comunicare delle cose. E è finito, tutto è finito in un profumo di cessi, per dirla. No. Grazie. E con Schiller non campa tanto, eh? Beh, per resto io. Roba che ti devo sciopone sono io, e con Schiller non campa tanto perché campa 28 anni. Però intanto è il pupillo di Gustav Klimt, ne abbiamo parlato di Klimt 4 settimane fa, abbiamo fatto una cosa su Klimt qui di domenica sera, a questo posto sta diventando veramente una fucina di cose meravigliose, malgrado il titolare. Che non ha nessuna consapevolezza. Non ha nessuna. Ogni tanto dice, ma autori polacchi, cioè lo faccio vedere un polacco. E Klimt è uno dei massimi esponenti del primo espressionismo viennese insieme a Oskar Kokoschka e in qualche modo Klimt, prima ti ho parlato del cuore nero del Novecento, in qualche modo sto cercando di tenere un filo conduttore, ve l'ho detto, vorrei che tornaste fuori a casa con un kit critico, un motore critico minimo per quelle che sono le mie possibilità. E quindi vi ho parlato del cuore nero del Novecento, poi vi ho parlato della dimensione della narrazione popolare. Adesso invece vi parlo di una roba che è più riferita all'individuo. Abbiamo visto movimenti di masse, abbiamo visto la battaglia di San Romano, abbiamo visto il trionfo della morte, abbiamo visto i pilastri della società. Sono movimenti di masse. Qui se c'è un movimento, me lo auguro. Lo so che poi scado nel triviale, nel pecoreccio, però cioè io, pensate che io non riesco a girarmi perché ho una forma, è ipnotico per me, io se mi giro poi non vi parlo più. Sta di fatto che la donna dalle calze verdi in qualche modo è un racconto dell'individuo, nel senso quest'uomo novecentesco che ha un cuore nero che non è il suo quello che batte, il cuore del potere che batte che è nero. Il suo è un cuore che cerca quell'esotismo, ma è anche un cuore che cerca di misurarsi col presente dandogli una ragione, che un po' tutti ci compete, perché tutti veniamo coinvolti continuamente. È l'ipotesi che noi dobbiamo pensare ai nostri genitori come altri che hanno trombato prima di noi, non riusciamo a dire no, loro non lo facciamo. E questa cosa succede, è così, è ciclica. Ogni volta noi ci poniamo rispetto al passato pensando che in qualche modo quello che sta succedendo a noi dal punto di vista della morale è liberatorio, è affrancante, è un'evoluzione. In realtà se vedete le donne micenee,
sono liberatori e affrancanti, esattamente come, se vedete, la Cleopatra rappresenta in qualche modo la rappresentazione dei costumi, la rappresentazione della morale che sembra in continuo cambiamento. In realtà ci dà ragione soltanto del nostro invecchiare, la nostra ragione critica del passato tiene conto di come siamo mentre ragioniamo. E quindi quando siamo giovani sembra che troviamo solo noi. Quando siamo più vecchi, nel caso di Tiberio, continua un'attività piuttosto consistente, ma cominciamo a darci una ragione morale per cui cominciamo a giudicare. No, l'individuo novecentesco, quando è l'individuo, quando è solo a confrontarsi con se stesso, è Egon Schiele. Egon Schiele si rappresenta in mille autoritratti. Mille autoritratti in cui è anche disassato, perché sono sempre corpi quelli che descrive. Sono spesso corpi di femmine, corpi di bambino, e poi c'è lui con delle pose che non ci avrebbe mai naturalmente, ma perché Egon Schiele non si sta rappresentando con uno specchio, non si sta rappresentando come fa l'artista, come fa Tiepolo quando vuole in qualche modo diventare compartecipe della narrazione. E capita che il pittore si inserisca all'interno di una scena corale, oppure faccia proprio un autoritratto, si descrive, ci sono io su questa roba qui. No, Egon Schiele si descrive continuamente, perché sta descrivendo un altro da sé, perché quelli sono gli anni in cui l'indagine su quello che ci portiamo dentro, sulla memoria, sull'inconscio, sono gli anni di Vienna. Vienna si sta misurando con Freud, si sta misurando con la dimensione, con un metro campione dell'anima che stiamo depositando in un istituto scientifico delle memorie e delle emozioni. Perché questo è l'arte, ragazzi, ne parlavamo prima. L'arte è la possibilità di dare misura alle emozioni. È qualcosa che stiamo perdendo in funzione del mercato, in funzione del fatto che sono i numeri. È qualcosa che stiamo seriamente perdendo con un livello di... Qui si parla di analfabetizzazione, si parla di analfabetizzazione di ritorno, poi non c'è stata nemmeno l'andata. Non riusciamo più a trovare le parole per l'emozione. Questa è una parola per l'emozione. Egon Schiele ha solo 28 anni per raccontare tutto quello che deve raccontare. Lo fa sui foglietti, lo fa sulle tele. Quello che mi interessa di più di Egon Schiele, adesso voi lo so che penserete che non è vero, è il vuoto. Egon Schiele non ce l'ha l'horror vacui che dicevamo prima, non li deve riempire i vuoti. Dentro la storia, perché sono sempre storie, perché c'è sempre narrazione, il vuoto è il presente, il vuoto è tutto quello che compete all'individuo. Sapete, quel tempo lì c'è Pirandello, c'è Svevo, se vogliamo essere, aggrapparci disperatamente alle antologie che ci hanno passato a scuola, ma ci sono, vabbè, sono comunque significativi, ma ci sono Kafka, c'è Musil, c'è una ricerca su, c'è Sartre, c'è una ricerca sull'individuo che in qualche modo tiene conto dell'individuo come scelta consapevole, come scelta tutta riferita alle proprie possibilità. L'individuo è qualcosa che cozza con quelle masse che stanno facendo i loro saluti. Ragazzi, le masse sono quelle di Stalin come quelle di Hitler. È quello il cuore nero del Novecento. Sono masse che marciano e tutto vibra. No, l'individuo è quella cosa lì. È sensualità, è passione. L'individuo non riesce a staccarsi dalla testa l'ipotesi della carne come massima espressione, non solo emotiva, ma del linguaggio. Quanto cazzo di potenza espressiva ci vuole per trombare? Diglielo, è linguaggio alto, è linguaggio. Ti devi dare al meglio delle tue possibilità, non puoi usare parole tronche. Devi dare al meglio delle possibilità, se può, poi le solite figure, quelle che pure a cui siamo avvezzi, ma sta di fatto che comunque te la spendi. L'individuo, di fronte al Novecento, lui muore nel 1918, l'individuo di fronte al Novecento deve misurarsi con questa roba qui, che nella sua percezione del singolo, alla fine fa i conti con la massa lo stesso. Egon Schiele muore a un mese dalla fine della Prima Guerra Mondiale e muore di influenza, la spagnola si chiamava all'epoca, no, Tibe, non è quello, è un'influenza che ammazza 20 milioni di persone, l'equivalente della guerra, ne muoiono 40 milioni quindi tra la guerra e la spagnola. Lui muore un mese prima della fine della guerra. Lo sapete una cosa? Che l'11 novembre del 1918, alle 5 del mattino, si firma la pace. La guerra è finita. Però abbiamo firmato alle 5.
L'editto di pace viene promulgato alle 11 del mattino. Tra le 5 del mattino e le 11 muoiono 11.000 persone. A guerra finita. L'individuo. L'individuo fa i conti con questa roba qui. E l'individuo, quell'individuo novecentesco lì, siamo noi, che ci piacciono noi. Novecento. Io lo lascio ancora per un po' questa cosa, perché questo quadro, perché è meglio di quello che so, che esatto, ma più che altro è meglio di quello che verrà dopo. Quindi teniamolo lì per un secondo, no, come promemoria. Come all'inizio nel prologo vi ho parlato di Canetti, no? Di questa immagine che lui dà nel, in un suo romanzo, che appunto le immagini sono una rete. L'auto da fe. No, non è l'auto da fe, le parole del fuoco, ma non vorrei dire una cazzata perché a memoria non ci casco. Sono delle reti da cui rimane impigliato qualcosa che ci aiuta a interpretare il reale. Lui però prima appunto aveva scritto un altro romanzo, giustamente l'auto da fe, in cui in un primo tempo lui voleva chiamarlo l'accecamento. Lui vedeva negli uomini questa capacità, gli uomini, uomini e donne, sono uomini come specie, aveva questa capacità, vedeva questa capacità di accecarsi, di vedere la realtà solo in base a un pensiero che si infigge nella mente e che ci obbliga poi a vedere le cose non come sono, ma come vorremmo che fossero. Quante volte è così? Oh, l'amore non corrisposto che finisce in tragedia, sogni che sono irrealizzabili eppure no, vogliamo perseguire lo stesso e ci consumano in una grande infelicità. E c'è un pittore che ha rappresentato questa cosa molto molto prima, ed è un pittore che ha già trattato Giorgio, che è Bruegel, e questi sono i ciechi di Bruegel. Questo quadro è assolutamente inquietante, è una delle cose più inquietanti della storia dell'arte. Allora, innanzitutto mi invito a vedere, no, che questi sono tutti ciechi, no? Vedete, hanno gli occhi bianchi, no? Questo è proprio palese, che già scivolano verso un abisso. Tutto è in caduta. Questi sono sei ciechi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qua c'è un fosso, dove il primo è già caduto, è già precipitato, il secondo sta per, il terzo, che è quello che inquieta di più, è ancora fiducioso, regge il bastone, guarda verso l'alto e non si avvede di quello che sta appena per succedere. E poi ci sono gli altri. L'esperienza che non insegna niente, la storia che non insegna un bel niente, l'errore che viene fatto dal primo, viene fatto dal secondo, dal terzo, dal quarto, fino all'ultimo. E questa è la storia che noi ci stiamo portando dietro, perché ci accechiamo da soli, dei nostri desideri, delle nostre volontà, del nostro voler modificare la realtà come ci piace a noi e non in base a quello che veramente abbiamo davanti. Questo quadro parla di tutti noi e oltretutto parla di una natura che, come vediamo qua, qui c'è il bove tranquillo, no? Gli animali, no? Non c'è assolutamente, gli unici uomini che ci sono qua, sono i ciechi. Tutto il resto, gli alberi, gli animali, sono tranquilli, se ne sbattono ampiamente i maroni di quello che facciamo noi. Che cadiamo continuamente, uno dopo l'altro, nello stesso abisso. Questo quadro è inquietante perché parla di tutti noi, al di là del tempo e della storia. Non è antico e non è nemmeno moderno, è un'immagine che raccoglie una realtà per tutti quanti, per tutti i tempi, da qui a venire. Grazie. Sappiate che voi la berrete con noi, chiunque vi voi la berrete da soli perché noi siamo generosi.
Allora, momento scile al modico, come contro... dico dalle mie parti, un pastore Bruegel 2. Dai, cechi contro la topa, io. Tira più sempre da porta che c'è in cavallo che... Allora, calcoliamo. Chi vota per la vittoria finale a questo punto di Giorgio Almoti, alzi la mano adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 laggiù. Bene, chi invece vota per la vittoria finale di Enrico Pastore, The Shepherd, alzi la mano adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ragazzi, io ne conto 18. Comunque, al di là di questa serata che secondo me è stata molto 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 bella, giovedì sera Giorgio sarà ancora qui per un evento d'arte molto interessante, che esatto di cui forse di qualcosa viene anche lui in person. Ci sarà Franco B, che è questo artista torinese che è amico di Giorgio, suppongo, ma non so, non è che io porto gli amici, cioè, è di rapporto, no, nessun tipo di rapporto. Lui vive in America, ma sa di me, Inghilterra, sa di me, vive in America, però in questo momento dall'Islanda, perché era lì per una cosa, e gli hanno parlato di me. No, sto scherzando, viene perché c'è una mostra in via Po, e il gallerista, un mio amico, e Marco Albertaro, che tra l'altro è uno storico che ha lavorato, con cui ho fatto anche delle cose serie a parte questo. E quindi vengono Marco Albertaro, che è il curatore appunto della mostra, viene Franco B e portano un documentario che parla appunto di lui, e sarà lui a raccontarsi. Per la prima volta abbiamo un artista che si racconta, non abbiamo potuto farlo con gli altri perché erano morti. A parte la Bravovic, che però è venuta, ma vicino qua era sì, no? Va bene, grazie mille per la serata, ci siamo tutti divertiti, alla prossima. Grazie. Scherziamo, ora ve la dovete bere. Mettete i bicchierini. Non fate i funghi adesso.